professore, perché la Germania vuole la guerra? È curioso che lei parli della Germania, quando in realtà la guerra la inizia l'Austria. E perché l'Austria fa la guerra? Perché vuole punire la Serbia, presunta mandante dell'attentato. In realtà, ecco la domanda sua giusta, l'Austria osa fare la sua spedizione contro la Serbia perché la Germania vuole approfittare della situazione per sfidare la Russia, per sfidare l'intesa, per far che cosa? La conquista del potere mondiale, come si diceva negli anni 60 con quel bel libro di Fischer, no, voleva una risistemazione dell'equilibrio delle potenze europee. Sembra poco, ma è così, no? Cioè, voleva diventare egemone in Europa, ma non nel senso dittatoriale tipo Seconda Guerra Mondiale. Uno dei problemi inevitabili è che si vede l'attacco a Occidente della Germania come il primo atto del secondo atto che funzionerà nel 40, che è un modo un po' anacronistico di cosa, perché in realtà il discorso è che nel 40 gli riesce quello che non era riuscito nel 14, ma in un contesto completamente diverso. Nel 14 la Germania vuole una risistemazione del sistema europeo, ovviamente al suo vantaggio. Come sarebbe stata l'Europa è difficile dirlo, perché il sistema guglielmino non era mica democratico, era autoritario, ma non era ancora dittatoriale, ma non aveva il Parlamento alla francese, tant'è vero che la guerra viene culturalmente presentata dai professori come le idee del 14 secondo quelle dell'89, quindi c'è dentro una componente anti-illuministica, però complessivamente volevano una egemonia tedesca, che ovviamente né Russia e neanche Francia e neanche Gran Bretagna volevano. E non gli riesce, però facciamo un po' fatica a dirlo, perché è più importante dire che cosa non volevano, no? Cosa non volevano. In ogni caso l'hanno voluta, la parola volere va usato. Oggi la letteratura, col tutti siamo scivolati dentro, con i sonnambuli, tende a mettere in secondo piano la responsabilità della Germania. Non usiamo più la parola colpa perché è un concetto equivoco, e poi ha dietro questo errore fondamentale che la pace di Versailles l'ha usata per punire la Germania. Però l'iniziatore e il promotore di chi vuole la guerra, di chi vuole, mi piace dire, rischiare la guerra, perché sapevano benissimo di doverla rischiare. In sintesi è una guerra rischiata, imposta dalla Germania e accettata dalle altre potenze. Ecco, che è una cosa diversa, che tutti siamo caduti dentro. Perché una battuta, forse sorprendente, rischiare è razionale. Voleva chiudere la guerra miticamente in 40 giorni, ma rapidamente. Volevano fare una grande battaglia, che sarà poi quella sulla Marna, di stile però ottocentesco, una seconda Sedan, una seconda, ed era impossibile anche col senno di poi, perché tu conto la battaglia di Sedan, al massimo saranno stati 200-300 mila uomini, lì sono 3 milioni di uomini che si scontrano, ti rendi conto cosa vuol dire? Siamo in una dimensione tra l'altro logistica impressionante, ma infatti l'errore che si dà al mitico piano Schlieffen è che era fondo in fondo irrealistico, perché non si poteva fare la grande battaglia decisiva, che poi era già l'idea di Clausewitz, no? Fai la battaglia decisiva. Comunque loro volevano, non c'è nessun dubbio, no? La famosa battuta che ripete il Kaiser, che dicono tutti, a Natale tutti a casa, non era mica una sciocchezza. La guerra è stata pensata per chiudere in pochi mesi. Tant'è vero che in ottobre e novembre sono senza munizioni, ti rendi conto? Tanto era stata preparata, poi in un secondo momento, anzi è venuto fuori la parola blitzkrieg, ma è un'espressione che è venuta fuori dopo, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma comunque era una guerra veloce.
Curiosamente, faccio un salto curioso. Il ministro degli esteri italiano, che era un personaggio machiavellico, che era San Giuliano, dopo che sulla Marna vengono fermati i tedeschi, lui dice: il colpo di fulmine tedesco è stato fermato. Ha avuto l'intuizione, perché il colpo di fulmine era Blitzkrieg, interessante che hanno intuito tutti che dovevano... Quindi la Marna come cambia la guerra al contrario di come invece era stata? Allora, la battaglia della Marna, che vabbè, poteva, in realtà secondo il progetto doveva venire da un'altra parte, ma la guerra è fatta anche di cose qui, è decisiva perché non decide la guerra, ma la cambia. Ecco, sembra un paradosso, un gioco di parole. Perché alla Marna cosa succede? C'è uno scontro che dura alcuni giorni, confuso tra l'altro, e a un certo punto sono i tedeschi che si ritirano, tant'è vero che subito saranno attaccati i generali, avete dovuto andare... Beh, qui c'è un discorso complesso che in parte spiego anche in questo libro, se effettivamente i tedeschi potevano andare avanti, eccetera. I francesi e gli inglesi avanzano, però non sanno decidere e si fermano alle trincee. Le trincee praticamente rimangono più o meno lì per 4 anni. Ecco, e cambia la guerra, nel senso, non solo come si dice, da movimento diventa statica, ma diventa una guerra di materiali, diventa la guerra delle trincee, diventa il massacro irrazionale di uomini. Che senso ha fare alzare 1000 uomini quando sai che in 10 minuti la metà sono morti? Ma che senso ha? È la cosa orribilante. Ma la prima guerra mondiale è divisa in 2 parti, i primi 2 mesi e tutto il resto. È una distinzione fondamentale che invece viene tutto... Tanto è vero che qualcuno ne parla più, la Marna, è la Marna, è la battaglia che cambia la natura della guerra. Ecco, ma alla luce di tutto questo, qual è il significato di commemorare, ma non solo, di ricostruire, di rilanciare il valore del 100° anniversario dello scoppio della Prima Guerra? È la dimostrazione che nonostante tutto è stato un trauma profondo che è andato sotto, no? Perché tutti si rendono conto che è una cosa terribile, come anche il modo come è nata, eccetera. Quasi quasi più della seconda. Anche se i tedeschi, io un tempo fa avevo avuto un discorso con i tedeschi, i quali hanno detto, specialmente pensando agli italiani, che noi pensiamo sempre alla prima guerra mondiale, invece loro pensano alla seconda, perché l'effetto traumatico per i tedeschi è stata più la seconda, specialmente la campagna di Russia, eccetera. Cioè, per rispondere a questa domanda è che rimane qualcosa di profondo sotto, no? Proprio viene, come dire, storia orale, senza dirlo, cioè viene trasmessa, e questo è giustamente, come poi è stata la catastrofe famosa, che dice l'espressione di Cannon, la catastrofe originaria del XX secolo, capisci? E allora rimane questo. Più complessa è la seconda parte della domanda: come dobbiamo studiarlo? E qui dovrei dire, certo, c'è questa parte di memoria che è la più emozionante, eccetera, mentre io insisto, dobbiamo spostare come studiosi o analitici quello che viene subito fatto. Dico, tra il 28 giugno e il 4 agosto cosa diavolo succede? C'è tutto questo discorso diplomatico, note contro note, accordi contro accordi, viene tutto trascurato. Invece dobbiamo studiare, oppure i piani che avevano, perché io ho parlato del piano Schlieffen, ma i francesi avevano il loro piano. Se il piano tedesco riesce è perché i francesi hanno fatto il loro, che era a loro favore, perché i francesi hanno attaccato subito in Alsazia-Lorena, praticamente lasciando libero alle spalle i tedeschi di scendere, no? Nella seconda guerra mondiale i francesi pensano che i tedeschi fanno lo stesso trucco, allora dice: ah, ma abbiamo imparato, appena entrano in Belgio noi andiamo in avanti e li prendiamo. I tedeschi avevano cambiato strategia e li prendono alle spalle. Detto così sembra un discorso cinico, ma se tu guardi i due movimenti dei due piani vedi che è lo stesso pensato in maniera diversa, e capisci? E questo è una storia finita, perché dopo la seconda guerra mondiale questi disegnini sulle carte non funzionano più, i carri armati, gli aerei cambiano la natura della guerra, no? Però
nelle scuole militari serie si studiano ancora queste cose qua, no? Un po' come le battaglie napoleoniche, queste, perché è la famosa strategia con i disegnini, no? Che fa un po' sorridere, ma è così, insomma.